Hola, cari ragazzuoli, rieccoci a ca. Allora, siamo in D2, no? E fin qui tutto bene. Novità? No, non ce ne sono, non è successo niente in questo lasso di tempo. Da appunto, bello, come bello, stiamo sempre l'avversario subito. Insomma, in questo lasso di tempo qui non è successo niente, quindi, boh, non ci resta che iniziare, no? Appunto, a giocare. Boh, speriamo, come dissi nel precedente video, nel finale di iniziarlo nel migliore dei modi, questi D2. Se possibile vincendo tutte le partite. Altrimenti, sempre se possibile, magari diciamo, avere un rapporto, no? Mettiamolo così, positivo. Ovvero di vincere almeno, diciamo, tre quinti, dato che in teoria deve fare 5 partite, delle partite, appunto, no? Insomma, si inizia così. No, bel titolo, ma che cazzo di nome è la squadra La Casette? Vabbè, cazzi sua. Valutazione 84, speriamo bene. Ma porca troia, 1-0 Aubameyang dopo 11 minuti. Inizia benino, eh. Io, Tesciglio! Riequilibra subito, dopo 3 minuti, 1-1. E andiamo, dire. Mattia De Sciglio, non so come mai era lì, ma va bene così. Tra l'altro Cuadrado, che ha fatto assist, era dalla parte opposta. Va Carlitos, no! Bello Samir, bravo Samir. E che cazzo, ha fatto la parata Brina prima e prende gol. Vabbè, d'altronde l'ho fatto tirare. Vabbè, 2-1 al 38esimo, sempre lunga. Posso prenderne altri, chiaramente, no? E tira! Ecco! Madonna santa! È buona! Oh, Stefan! El Shaarawy! 2-2! Vamonos! Oh! Mamma mia, meno male. Sì, però qui c'è la difesa, dorme parecchio, voglio dire. No, non ci voglio ridere. Mamma mia, Samir, meno male. Finisce così, 2-2. Non è al top, ma sicuramente meglio di una sconfitta. Che manca poi, no, viene fuori, beh, sul finale. Comunque, vabbè, dalla fine 2-2 è giusto, perché comunque anch'io potevo fare gol, eh. Cioè, che se no ce l'ho avuta. No, è un attimino in tilt perché ho letto lo sponsor della maglia di loro, anche vedere cari, quindi lo dico. Posto che Vodafone, scusate se è tipo sponsor, vabbè, pubblicità, ma ho scritto Vodacon, tornate indietro e magari vedete, se voglio dire, se io indietro nei video, se non ci avete fatto caso. Quindi ero un attimino intrippato mentre parlavo. Comunque, dicevo, prima partita pareggio, 2-2, non al top, ma meglio di una sconfitta, quindi andiamo a fare subito la seconda, dai. Seconda partita, guardiamo un po' come andrà. Voglio vedere la formazione del mio avversario. Andiamo, voglio dire. Oh, 83. Mi sono fra. Cos'è? Sì, tutta la serie A, a parte il terzino sinistro. Allora, come si chiama lui? È quello del Chelsea? Vabbè, grazie. Vabbè, non mi viene in mente. Mi pare quello giovane su Madrid. Vabbè, non mi viene. Via. Iniziamo a giocare e un pensiamoci. Netto. Ragazzi, rigore nettissimo. 3 minuti. Netto, olè lì. Mamma mia. Andiamo, è dentro. Prova presa, di. Meno male, vai. 1-0, vi darsi un rigore. Vabbè, mi dispiace, però alla fine sono contento io, no? Porca troia, Jairzinho, di. Boh, però pensavo ci arrivasse un danno.
Vai Di Chino! Eccolo lì! Diego Costa! Oh, vai a ringraziare la casetta, Di Chino! Vai subito a ringraziare la casetta! 2-1, andiamo! Però, oh, la casetta! Ciao! I suoi meriti, chiaramente! Wack! Bravo, porca troia! Che palle, però è fuori gioco, meno male, meno male. Cazzo! No, me lo immaginavo, prendevo gol prima o poi. Quella c'è Dino, ragazzi, qua due. No, oh, Maremma. Mamma mia, che culo c'ho avuto lì. Ma queste bue di merda in difesa. O come mai? Ma porca troia, ma perché non era solo? Maledetta la miseriaccia anide. Palacio, 3-2, lì. Ribaltato tutto lì. E tira! Eccolo! 3-3. Bravo De Scilla, ero tutto zitto, tutto concentrato, cercavo di sbagliare, meno male, tra qui. Diego Costa, complimenti a De Scilla. Ma vaffanculo, voli un po', Ancora prende il gol così, via. Oh, ma devo prendere per forza gol, Maremma troia. Boia lì, che cazzo, ti è mancato poino lì. No, mamma mia, se faceva con la casetta ora lì. Ma porca troia. Dai, via, è finita, però di un altro pareggio, che palle, eh. Ora è vero che sotto certi punti di vista per questa parte lì meno male, ho dovuto fare solo un pareggio. Oddio, che cazzo, lasciatemelo di. Oh, in menati. Insomma, due partiti, due pareggi. Vi lancio un po' strano. Per ora. Terza partita, vediamo un po' cosa succederà. Vediamo di. Se va a pareggiare mi girano le palle anche se mi perde, però addio. Cerchiamo, glielo dico, cerchiamo di vincere e speriamo appunto che vada a finire diversamente, appunto con la vittoria. Antonio, Dio sì, me le guffo, via. Ah, speriamo bene, dai. Tira! Dio buono, la casetta. Tira, pull! Dio buono, te! Ma è una gioia, su deviazioni. No, non ci voglio rete. Meno, guarda, è giusto così, ha voglia di. Buona! E buona! E c'è la rete! La sblocca al 26esimo! No, sempre lui no, però uno di quelli che fa quasi sempre gol. La casette! E andiamo di. Buona! E tira Paul! No! Che cazzo ti sei mangiato, Pogba! Poi! Eccolo! Cavaliere! 2-0! E andiamo di! Guarda che costa! Ancora 3-0 e andiamo Diego Costa. La casette, 3-1 la casette. Diego Costa, che cazzo va Diego Costa, e invece fa gol. 4-1, doppietta, addio la casetta, la casetta, la casetta. Diego Costa, che culo, ho avuto culo. 5-1, tripletta, finisce così. 5-1,
Insomma, prima vittoria stagionale, diciamo così. Ale, finalmente, dopo due pareggi, una vittoria. Meglio però rimanere coi piedi per terra, non esaltiamoci troppo. Insomma, adesso è tutta da Samodino. Vittoria 5-1, bene, vai, vai. Luck, Cori. Via. Andiamo a fare la prossima partita, la quarta. Quarta partita. Guardiamo un po' cosa verrà fuori. Tanto diciamo che per ora, secondo me, non è iniziata in maniera ottimale, però direi in maniera più che sufficiente. Diciamo, si è iniziata, direi. Eccolo! Mertens! 1-0! E andiamo di... Ma cos'è rosso? Ma porca troia! 1-1 e Zema. Lasciarò. Oh Dio Cristo santo de. Cazzo, ce l'ha molto profondissimo. Yeah. 2-1 Messi de, ci credo. La squadra ti c'ha. Ah, 3-1, Messi ancora. Quest'altro. Dai, però così facci il cazzo, l'articolo vanno bene, così però che palle. Vuoi. Finisce così, perso 4-1. E vabbè, torniamo, un buon avversario. E tira! No, dai, ma guarda questo qui, che culo di... Tira! No, dai, che palle, che palle! Dai, ma come si fa a giocare così, eh? Tira, Tevez! Dio buono di... Tira Mertens! Vai, Tevez! No, non ci voglio dire, via! Dada! Che cazzo si faceva lì? Ma va bene così! E andiamo, cazzo! 1-0, che partita del Kaiser! Che palle, lagga tutto, lagga! Boh, per Mirà l'ho fatto io, meno male! E buona! Carlos Tevez, va lì alla telecamera, boom, dai una pedata e andiamo 2-0 di... Vedete? Boh, te lo giuro che arriva a fare il gioco, invece no, no? Ma devo prendere il gol per forza, maledetta la miseria anidi! Fanno salipare i giocatori. Hazard, 2-1 di... Ma Tevez, Dio buono, il tiro del... Alejandro Eva, che casino, tira, eccolo, cioè avete visto che popò di lag e meno male ho fatto go, però quando è così dovrebbe fare, cioè non si dovrebbe giocare, il giorno si deve dire la connessione è cascata, nel senso è caduta, è persa, che vi pare, si può giocare così, dai. Sono d'accordo che la gente ci può avere, cioè, pare che io sono il primo a non avercela, però sono d'accordo che non tutti hanno la possibilità di averci una connessione supera. Quando è così, non la fa giocare la partita, perché così non è giocare, così è patì e basta. Finisce
Finisce sì, meno male ho vinto e sono contento per questa serie. Però gira un po' le scatole perché comunque diciamo che voglio essere onesto, anche se ho vinto e sono contento come ho detto prima per questo, non mi sono divertito per questa via. Dentro la rete, vabbè. Perché quando è così non è a giocare, cioè tra virgolette non è a divertimento. Cioè così è veramente un dio nervosismo, però è un patimento, vai, forse è esagerato usare la parola patimento, però davvero diventa una cosa improponibile e ingestibile. Vabbè, comunque, meno male ho vinto. E niente, questa è l'ultima partita. Io direi che non dico che siamo messi benissimissimo, però non siamo messi malissimo, no? E niente, quindi ci rivediamo al prossimo video. Vi ricordo di mettere mi piace, di condividere il video se volete, di iscrivervi al canale, come dico sempre. E niente, guardiamo un po' di lottare per qualcosa di importante, eh? Già dal prossimo video iniziando un pochino a macinare punti magari, eh? Poi oh, chiaramente l'obiettivo minimo rimane la salvezza, almeno vedo. Ovvia, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.